Buonasera, bentrovati, benvenuti a 442. Questa settimana non c'è stato il campionato di Serie A, ma noi ci siamo sempre perché non si vive di solo calcio e non si parla di solo calcio. Infatti questa sera parleremo di tante altre belle cose insieme a delle persone che adesso vi vado a presentare, sempre per rimanere nell'ambito del calcio. Valentina e Cristiane l'avete già vista, Sport Woman Journalist. Ciao, è qui Enrico, con me. Buonasera a tutti. Ciao, sì. Vale, dove sei stata sto weekend? Ma no, siamo pronti in fermento per andare a Sampdoria, come dice il nostro Ferrero. A Sampdoria, andiamo tutti a Sampdoria. Sì. Invece Barbacini va a Coverciano. A Coverciano, salutiamo Barbacini che anche questa settimana non c'è. Ahimè, ultimamente mi tira dei gran bidoni, sta prendendo il patentino da osservatore a Coverciano. Esatto. Chi lo segue su Facebook vede le foto e ha visto dov'è là dentro. Comunque, parleremo con Edì Mezzolara insieme ad Alessandro Evangelisti. Ciao Alessandro, ciao Alessandro. Benvenuto, giocatore di tantissime squadre, perché te hai fatto 50 squadre. Non hai tantissimi anni, ma ne hai girate tante. Faremo due chiacchiere sul Mezzolara, sul calcio giocato. E poi, visto che da quest'anno io ho voglia, come tanti abbiamo voglia, di parlare di quello finalmente che succede in città, finalmente. Esatto. Bologna è una città di giovani, vogliamo ringiovanirla, svecchiarla, come si dice, e faremo due chiacchiere con una ragazza, e ce ne saranno tante altre che ci verranno a trovare, questa sera in particolare è Alice Di Sisto. Ciao Alice, benvenuta e bentrovata. Bentrovata. Grazie. Questo è, come vedete, Alice assomiglia a 7-8 attrici, ci hanno detto già dei messaggi, ma esatto, dobbiamo capire ancora quali sono. Vi diremo. Anzi, voi, se nel lo corso scrivete via messaggio, che non me ne vengono in mente così tante. Parleremo anche di rugby questa sera con un esponente, un ex giocatore professionista di rugby, ormai lo vedete un pochino dappertutto perché tutto quello che gira e riguarda intorno al pianeta Torre Verde, Torre Verde Beach, Massimiliano Zanardi. Ciao, buonasera, Massimiliano. Buonasera. Fortitudo Rugby, Bologna Rugby, Italia Rugby, Francia Rugby, sempre rugby. Di tutto un po'. Di tutto un po'. Vorrei sapere a che attore assomiglio io, se volete lanciare qualche messaggio. Lanciamo anche questo. Mi assomiglia a qualche attore, anche Massimiliano. Parleremo di rugby, come vi dicevo, ma di un movimento. Un movimento che praticamente è basket. È il basket, è un pezzo della città, un pezzo di Basket City, però questo movimento è la Fossa dei Leoni. È un qualcosa che voglio cercare di capire bene, perché chi è stato al palazzo in questi ultimi 100 anni ha finalmente capito che esiste una situazione particolare di tantissime persone. Intanto vedo dei segni da dietro la regia, ci siamo in diretta. Parleremo della Fossa del Leone, della Fortitudo Basket, insieme a uno del direttivo, Paolo Santi. Ciao Paolo, buonasera, ben trovato. Benvenuto. Benvenuto. E dopo sono curioso perché oltretutto venerdì sera eravamo tutti insieme a Lizzano a vedere un po' i ragazzi come si sono mossi, e ne andremo a parlare. E poi un personaggio, diciamo, di spicco bolognese che tutti quanti conoscono, perché il nostro amico Fabio Dandy Best Testoni. Ciao Fabio, benvenuto. Ciao Dandy, ben trovato. Insieme a un altro gruppo, ad altri ragazzi, a Frick Antoni, a suo fratello e ad altri personaggi che dopo c'è da dire, ha iniettato musicalmente questi anni la nostra città e non solo. Sì. E hai fatto anche un inno che dopo dalla regia stiamo già sentendo. Sì, già, eccolo. Ecco, la casa, tutti quanti conoscete. Tu l'hai scritto questo. Grande carica, energia. La musica e Roberto Antoni ha scritto il testo, sì. Le parole devono fare uno scherzo praticamente, che a un certo punto. Cioè, è un po' una gag, dai, un po' una gag. Come una colla, una bella metafora. A un certo punto dice anche, si può dire, tanto, sette scudetti, sette, poche pugnette. Si può dire. Devo dire che poi è anche visualizzatissimo questo video, perché è un po', fa parte di quei tre inni, quattro inni, perché sul Bologna non dimentichiamo che ce ne sono altri due o tre che si ascoltano molto, sì. Fa parte di quel gruppo anche questo video, che è partito da dove? Da una cantina? Noi siamo partiti da una cantina. Voi come siete molti. Partiti da una cantina, come molti forse in passato. Molti, sì. E da lì sono nate tante situazioni. Dopo ci fai ascoltare qualcosa, ti vedo con la chitarra, sì, bello. Bello live. Posto, bene, questo è quello che andremo a snocciolare questa sera. Intanto sulle note sempre di questo inno, che il vero titolo dell'inno è Fede Rosso Blu. Fede Rosso Blu, quindi
La lascia anche sulla Fortitudo, ci starebbe bene qualcosa. Noi per la Fortitudo abbiamo suonato davanti al Palasport di Casalecchio. Questo signore era uno degli organizzatori. Ah, cioè, beh, lui, prima di un derby. Infatti non è qui per caso, Paolo Santi, perché è l'assist questo. È un po' quello che segue un po' tutto quello che succede nel mondo Fortitudo, che fra altre cose ha anche vinto la partita, ho visto ieri, si è comportata bene. Sì, torneo amichevole, quindi... Vabbè. Però nel torneo. In quanti eravate? In 80.000? No, eravamo su Alistano che abbiamo fatto... Sei rimasto su te? Sì, sei rimasto... Non abbiamo più il fisico, per intorno un'ora e mezza di macchina ci ritiro. Solo io e Piero abbiamo fatto avanti e indietro, siamo tornati tardi. No, questo per dire che mi ha lanciato l'assist, la fossa, la Fortitudo ha questa fossa che è una sorta di... Io non lo so neanche spiegare, perché tutte le volte che ho seguito, che sono venuto a vedere, mi sono innamorato della Fortitudo anche per... C'è questo tifo, queste tantissime persone che... Qualsiasi cosa succede, sono sempre lì a tifare, vanno via in gruppo, grigliate, compagnie. Cioè, il pre e il post, grigliate dalle altre società. Beh, la fossa è nata nel lontano 1970 per mano di Tullio Ferro, che posso dire che è un collega e paroliere di Vasco Rossi e di suo fratello Maurizio, più altri ragazzi che ogni tanto, cioè ex, adesso sono ex ragazzi, vabbè, che però vengono ancora a Palazzo. Tutto. E si è tramandata di anno in anno fino ad arrivare al 2015, quindi 45 anni di onorata carriera della fossa. Siamo sempre al seguito della Fortitudo, il nostro... Qualsiasi categoria? Sì, cioè, purtroppo abbiamo vissuto una parentesi, cioè per fortuna una parentesi di 13 anni, l'epoca Serragnoli, dove eravamo probabilmente, se non la più forte, una delle due o tre squadre più forti d'Italia. Abbiamo fatto due finali di Eurolega, poi dopo è iniziato il declino che si è concluso brevemente col fallimento della Fortitudo, della società e della radiazione dal campionato. Però la fossa è sempre stata lì. Sì, con mille peripezie ci siamo fatti gli ultimi due anni di DNB, con 3.000 persone, 3.500 presenti al palazzo, che non è poco per una quarta categoria. Posso confermare che sono venuto anch'io diverse volte, io non ho mai visto niente del genere. Il calore, bene o male, è sempre lo stesso, della curva. Sono avvicinati in questi due anni di sfiga, però parecchi giovani, appunto, non solo per seguire, diciamo, la Fortitudo alla pallacanestro, ma come dicevi tu, perché il nostro compito è anche fare aggregazione tramite grigliate, trasferte. E lì c'è molta aggregazione, diciamo, passatemi un termine che si usa molto a Bologna, c'è molta balotta, questa balotta che... Sì, ci ha tirato un pochino su a tutti, anche appunto parlavamo di ragazzi giovani, Elisa, la balotta che in città, vicino al centro, si ricomincia a vedere. Però si ricomincia a vedere. Ieri, Alice, non Elisa, ieri Alice. C'era il concerto, c'è stato anche un concerto che Bruno ha movimentato molta gente, tu eri lì. Insomma, io ero lì. Fa piacere vedere anche fa piacere molto vedere che Bologna è ancora anche così frequentata da molta gente. Da molta gente, ti piacerebbe te magari che ce ne fossero di più di questi eventi come a noi forse? Sì, mi piacerebbe molto che ci fossero più eventi in cui la gente si può riunire, perché ultimamente ce ne sono un po' meno a mio parere. Un pochino meno. Forse quello che manca un po' anche quelli della mia età, se magari decidessimo una sera di andare fuori, si fa fatica anche a trovare il luogo dove andare. Ultimamente è apparso il Bella Vita, che ti ho visto anche te. Il Bella Vita, sì. Quindi ultimamente, magari per noi di una certa, ma per tutti, devo dire, un passaggino al Bella Vita. Ci stanno, abbiamo iniziato a farlo, anche perché siamo stanchi di tristezze, di melanconia, almeno insomma, riprendiamoci la nostra città, almeno una parte del centro, sia per seguire magari il basket, il calcio, il rugby, tutti gli sport che appartengono ai colori cittadini, insomma diciamo che serve un pochino a tutti. Alessandro, tu sei sempre un membro del calcio bolognese, giochi nel Mezzolara, Serie D, vieni da categorie importanti, hai un passato molto importante, quest'anno ti trovi in una realtà particolare, cioè di provincia, ma addestrata bene. Ieri avete iniziato il campionato, non è andata benissimo. Come ti sembra questo gruppo? Ma io sono andato lì dall'anno scorso a dicembre e mi sono trovato molto bene, perché comunque sono molto... diciamo che sono tanti anni ormai che fanno la Serie D e soprattutto c'è un ambiente familiare, insomma sono molto umili e lavorano molto bene.
Mister Bazzani si è calato subito nella parte da mister, ha messo da parte le scarpe da giocatore. Come lo vedi? Cioè, si è messo lì, perché so che ieri anche qualche tuo compagno mi ha detto è entrato dentro, insomma vi ha ringraziato della prestazione, perché ieri avete perso una partita incredibile, rocambolesca, due espulsi, rigore ripetuto, cose che si vedevano solo. Sì, siamo partiti rigore ed espulsione, poi dopo hanno fatto ripetere rigore che l'hanno sbagliato, insomma due espulsioni, è stata una partita molto dura, poi contro una squadra che punta a vincere dopo il Parma. E voi avete anche il Parma nel girone, sì. Vero? Esatto. La freddezza comunque di Busato, comunque bisogna dire. Ha fatto che molto bene, sì. È stato bravo. Sì, Busato portiere, in portiere, infatti, hai seguito la partita, ti sei andato di nascosto, l'hai vista vedere la partita. Mezzolara, io lo seguo sempre. Durante la partita. No, ieri era un po'. A proposito di rigore, di cose strane, voglio ricordare anche salutare. Il Parma ha vinto di rigore. Sì, anche il Parma ha vinto, mi hanno detto un rigore un po' così, vabbè, quello è quello che sarà un po' leitmotiv della stagione sul Parma. Voglio salutare i ragazzi del Real Casalecchio di Mister Betti, avevano perso 3-0 l'andata di Coppa, l'abbiamo preso in mezzo tutta la settimana, ci eravamo ripromessi di massacrarlo se veniva eliminato, invece ieri sono andato testimonio io, hanno fatto il primo tempo 3-0, un espulso, gli hanno espulso un uomo dopo 5 minuti, sono riusciti a recuperare 3 gol, sono andati a rigore e Gandini ne ha parati addirittura 2, e il Real Casalecchio del mitico Villa come presidenza, ma Betti Massimiliano allenatore, ha passato il turno, volevo fare un in bocca al lupo e bravi a tutti i ragazzi, nonostante il mister che hanno sono riusciti a andare, no scherzo, Betti si è comportato benissimo. Massimiliano, allora dicevamo, fra un po' cominciano anche i mondiali di rugby, mi sembra. Sì, tra 11 giorni inizierà l'Inghilterra con le Figi, il campionato del mondo verrà svolto totalmente in Inghilterra, non Galles, non Francia, perché ultimamente i campionati del mondo di rugby nell'emisfero nord che sono stati giocati qui erano sparsi sul territorio della Gran Bretagna e della Francia, invece questa volta li giocheranno in Inghilterra, comincerà il 18, non so l'ora, però il 18 il pomeriggio di settembre in Inghilterra, Figi, a seguire l'Italia giocherà con la Francia, vice campione del mondo uscente, quindi subito cominceremo alla grande, subito vedremo di che pasta siamo fatti. E naturalmente che Dio ce la mandi buona, perché nel ranking mondiale non siamo messi benissimo. Si narra che il Giappone possa riuscire a fare qualcosa di meglio di noi. Quindi il Giappone addirittura? Il Giappone, sì. È una novità sul regolo, almeno. No, hanno sempre giocato. Sì, però perché fa parte della loro cultura, il combattimento, eccetera. Però fondamentalmente, se pensiamo al ranking mondiale, che il Giappone possa sopravanzarci, una nazione come la nostra, dove giochiamo un rugby già abbastanza radicato da quasi un secolo, va bene. In sostanza giocheremo con la Francia. La Francia ha fatto 6 buoni piazzamenti su 8 mondiali disputati, di conseguenza diciamo è la terza, la quarta potenza mondiale di rugby. Quindi tasteremo subito il terreno, subito andremo a vedere com'è la nostra squadra e poi vedremo se tutte queste belle cose che raccontano in giro fondamentalmente hanno portato i frutti, perché ormai sono già 15 anni che l'Italia del rugby naviga a certi livelli. Ma c'è seguito come pubblico, come tifo? Sì, diciamo che fondamentalmente il rugby in Italia sta diventando in linea di massima il terzo sport, per non dire il secondo, come numero di praticanti e come diffusione sul territorio. Poi quello che succede è sempre dipendente dai risultati della nazionale. La federazione ha investito molto nella nazionale e di conseguenza si spera che prima o poi qualche cosa succeda di particolare. Certo è che con questa crisi che ha investito molti club europei hanno preso i nostri migliori giocatori, si narra anche per romperli durante quest'anno, per averli meno forti di fronte in questo mondiale, perché la nostra prima linea è già un 15 anni che fa paura a molti, anche Nuova Zelanda compresa. Quindi vedremo, speriamo bene. Vedremo, dopo andremo a raccontare dell'altro. Dandy, ti stai preparando qualcosa di nuovo? C'hai qualche progetto in mente? Qualche chicca inedita? Sì, dopo un bel po' di tempo che ci pensavo, faccio il primo disco da solo. Cioè, la prima volta che faccio una cosa senza gli Schianto. Ho sempre lavorato solo con gli Schianto. Stavolta ho voluto fare una roba io. Adesso il disco si chiamerà Giano, uscirà fra poco. Non è che si può sentire una strofina, un 50 secondi, me li fai sentire un inedito incredibile. Allora per 4-4-2 abbiamo questa, ecco, vai.
sei andata via, sei andata via. Sei andata via, mangiandomi la faccia. Mi hai detto mille volte che sembro un animale. Ho il cuore tumefatto, ma non mi fa male. Sto bene, io sto bene. Sto bene, molto bene. Devo andare avanti. Questa è una strofa che io voglio applaudire. Questo uscirà, questo disco, ripetiamo? Deve uscire a fine mese, se tutto va dritto. Se tutto va a fine mese, quindi dopo magari sarai in giro, in promozione. Dopo sì, ti tornerò, vedremo. Ti obbligherò a riospitare. Ah, beh, un piacere. Anzi, si vorrei avere anche... Tornerò, è una minaccia, come diceva Frigo. No, va benissimo, anzi, vorrò avere anche l'onore di fare vedere... Ma tuo fratello c'entra in questo disco che fa? In questo disco è la prima volta da molti anni che mio fratello non c'entra. Non c'entra, da solo. In tutti gli altri c'è sempre un'innovazione entrato. Un'innovazione totale. Però ci rimane lo stesso, eh? Gli Schiantos rimanete comunque. Gli Schiantos continuano, poi prima o poi faremo un altro disco. Adesso ho pensato a questo. Pensato a questo, bene, questo ci fa piacere, magari anzi... Se ti presenti proprio col CD, lo facciamo vedere, sarei, guarda, sarei un contento incredibile. Allora, come mi piacerebbe anche vedere qualche pezzo inedito della Fossa dei Leoni, cioè si può vedere in giro qualche foto, qualche coreografia, c'è una pagina della Fortitudo, sì. Qualcosa su internet da segnalare, magari a casa. Allora, abbiamo su Facebook, siamo la pagina su Facebook. Si chiama Fortitudo. No, Fossa dei Leoni. Fossa dei Leoni, proprio. Sì, poi scusami, ma io sono ancora nell'epoca dell'analogico, quindi non sono su Facebook. Vabbè, ci può poi stare. Abbiamo un sito internet, www.fdl1970.net. Abbiamo una trasmissione radio, che dopo se posso dire... Dirà subito, Abbiamo cambiato, siamo su Nettuno, Radio Nettuno, lunedì sera, dalle 19.15 alle 20.45 a partire dal 28, dal lunedì 28 settembre. Abbiamo cambiato gli orari, la radio, le frequenze, insomma lì potete sentire tutto quello che abbiamo da dire, è una fanzina radiofonica. Diciamo dalla parte della Fossa, o si parla anche... Certo, lì siamo come la vedete parte. Voi, diciamo. Siamo di parte, siete un forza. Po' di parte, vabbè, ci sta, perché no... Le varie prospettive. Le varie prospettive viste anche dalla Fossa, da fuori dal campo. Sabato mattina ho sentito Lamma, io gli ho fatto un'intervista telefonica qua su Punto Radio, che tutti i sabati mattina dalle 10 alle 11 c'è 442 nell'aria, perché io voglio italianizzare molto le situazioni. Non è più on air. Onero, nero, come si dice a Bologna, 442 nell'area, provate a indovinare qual è la sigla, nell'area c'è Polline di te, non potevo mettere quella sigla lì, appunto ho sentito Davide Lamma, direttore sportivo, non cantano ecco. Loro, e c'era Davide Lamma, il direttore sportivo della Fortitudo, che mi ha raccontato un po' tutta la fase iniziale, anche a Lizzano, i ragazzi hanno lavorato, gruppo compatto, i due stranieri si sono subito integrati sia col gruppo e anche con i tifosi, perché poi io ero lì, ho partecipato. Vediamo intanto anche lo stemma, Enrico. Questo è lo stemma, ho partecipato alla grigliata, diciamo, era una cosa proprio, come si dice, familiare. Giocatori, famiglie, tifosi, tutto tranquillo, tutto nella norma. Due pezzi di salsiccia, un po' di birra. Come nel rugby era iniziato il terzo tempo. Come il terzo meno tempo anche quello, del rugby, sì. Zanardi, il famoso terzo tempo del rugby. Sì. Manca del calcio solo. No, nel calcio si fa anche il quarto di tempo, perché forse il rugby è più... I tre fischi della... Quanti sono i fischi finali? Concentrato, tre? Sì, è sempre comunque differente dal fischio d'inizio. Se uno è il fischio d'inizio, tre sono quelli finali. Se due sono quelli d'inizio, uno è quello finale, perché si deve differire, anche se poi la gente lo sa quando finisce la partita. Diciamo che il terzo tempo è la chiusura dell'ospitalità da parte della squadra che gioca in casa. Ecco, viene offerto un pranzo in onore ai propri avversari, quindi li rende ancora più valorosi nell'aver accettato la sfida. Ecco, come... Poi naturalmente dopo tutti i miti vengono ingigantiti, ma va bene così insomma. Niente, volevo dire una cosa. Sentiamo, ultima su... Che anche noi siamo una dipendenza della Fossa dei Leoni, nel senso che la Fortitudo Rugby nasce da un'idea di tifosi della Fortitudo Pallacanestro, una particolarità della tifosi della frangia della Fossa dei Leoni, che quindi
siamo una pseudo grande famiglia che siamo uniti da questo messaggio che la Fossa porta in giro, che è anche quello di, oltre ad essere una comunità, anche di educare, non per essere presuntuoso, poi Paolo mi correggerà dove sbaglio, ma di educare anche al tifo. Ci siamo visti più tardi di un mese fa, che eravamo un po' delusi da certe cose, un pochino troppo ultras, un po' troppo poco vicine allo stare vicine alla squadra, è vero Paolo, in un certo senso. Non è la violenza l'anima dello stile ultras. E di conseguenza anche nel rugby noi portiamo il messaggio dello sport di contatto, ma non certamente della rissa, che non è che fine a se stessa. Tutto qua. Intanto c'è un messaggio di Alberto Bortolotti che mi dice: ma come, non c'è Luca Nigro? Sì, Luca Nigro è il suo collega, ah, sì, che lunedì scorso era qui da noi, fa parte del pallone gonfiato, ma questo vi dimostra che comunque fra trasmissioni anche di altre reti non abbiamo nessun tipo di gelosia, di niente. Noi, anche lui ha parlato, Paolo Santi ha parlato di Nettuno, io parlo di Telecentro e Telesanterno, noi siamo tutti abbastanza fiatati fra, diciamo, colleghi, fra virgolette, perché poi in realtà Bortolotti è un giornalista e io no, che saluto Alberto. E dicevamo, Alice, a parte che sì, che abbiamo detto che la sera stiamo cominciando a vedere un riavvicinamento anche dei giovani verso il centro, ma tu cosa fai? Studi, lavori? Io studio, sì. Studi, che studi? Studio fai? Ancora, studio lingue al liceo. Che liceo faccio? È? E Boldrini, linguistico. Faccio la quarta, devo fare la quinta e... non ho ancora molto le idee chiare sul mio futuro. Sul tuo futuro non hai idee chiare, ma il bolognese ancora un po'? No. Lo mastichi? No. Il dialetto bolognese? No. Per fortuna non ho il dialetto bolognese, che non mi piace quando non lo ti sento. Ti piace? Ma quando andate fuori la sera nelle zone dove vai tu, in centro. In centro. Senti parlare il dialetto? Sì. Sì. Sento molti ragazzi della mia età che hanno proprio l'accento, l'S. Ancora l'S bolognese. Solo l'S o dicono appunto, aggiungono qualche parola dialettale? No. Non lo usa più? Anche, meno, però usa ancora un po'. Boh, perché questa cosa del dialetto non sarebbe male. Almeno ci riconoscono fuori dalle mura. Ma la S, però, lo stesso. Beh, la S, quella ce l'abbiamo. Quella, a parte l'S, io dicevo proprio, ad esempio, a me capita di andare al bar. Certi slang, a giocare, insomma, a biliardo a carte, con i nonnini, qualcosa. Ci mastica, forse, diciamo che è lenta, perché mi dispiacerebbe se... Si perdesse proprio del tutto, perché finita, diciamo, la generazione forse dei nostri genitori e quella subito dopo, può darsi che non si parlerà mai più. Un noi un po' qualcosina, anche tu Zanari qualcosina. Io lo parlo. Tu lo parli, tu capisci bene, parli bene. Mio padre lo parlava abbastanza spesso, lo parlava. Poi frequento alcuni bar del centro, per cui lì si sentono ancora dei vecchi che ne parlano. Per esempio, c'è una... Ho sentito una roba l'altro giorno, mi ha fatto piegare in due delle risate, è entrata una ragazza molto carina, con una minigonna oscellare, c'è un anziano che viene lì tutti i giorni, che la guarda e fa: oh, se qui dei bineri passano lo stasera. Sì, infatti i detti che dicono, ma io ce li frequento i bar, mi dispiacerebbe non sentire peccato più certe situazioni, ma poi il bello che c'è della nostra città è proprio anche il dialetto, è un dialetto particolare. A proposito di dialetto, saluto. Allora, intanto c'è Vittorio Cannella che dice: Ciaccio Santi più carino di te. Vabbè, questo non ci vuole molto. Non ci vuole molto capirlo che lui è più carino di te. Anche qua lo scrive, no, è contrario, più giovane tu sei bello. No, ha detto che tu sei più carino di me. Più giovane Ciaccio, bello, sì, preciso. Più giovane anche bello, anche giovane. Sì, anche qua. Salutiamo intanto quel simpaticone di Vittorio. Il nostro cuoco. Il vostro il cuoco, cuoco ufficiale. Che lui poi è un cuoco professionista. E anche quando, il cuoco ufficiale della quando Fossa. Quando andavamo, io mi ricordo, una trasferta a Orte, prima di andare a fare le finali di Eurolega a Madrid, cotechine pure, per tutti. Tu cioè, conosci Pullman, anche tu, oltre al dialetto, la cucina. Cosa? Vittorio. Oh, Orte. Io giocavo. Adesso te lo dico io. Con Bazzani, con Bazzani. Ah beh, no, la fortuna per forza. No, ma perché Cannella è di Porretta. Vittorio, che è il fratello di... Ah, sì, sì, ho capito. Sì, ho capito. C'è dei mangiarini da far paura. Dai, che c'aveva il bar lì. No, non collegava Porretta, capito? No, è il fratello, adesso mi sfugge il nome. Dai, che c'aveva il baretto lì davanti alla... Davanti a... Silvio. Il fratello di Silvio, il fratello di Silvio Dozzi, diciamo. Oltre che essere il cuoco, lui di mestiere, fa anche il cuoco, il suo cicotechino, quello è spettacolare. Poi è roba da ridere, quella. Polpette di Hollywood, no, no.
Quando veniva ci dà, insomma, ci crede. Sì, poi si è sposato, affigliato, quindi. C'era anche da poco, mi sembra che ha avuto anche da poco. Comunque, dato che abbiamo iniziato a parlare di mangiare, so che molti di voi sono a casa che stanno preparando quest'ora, soprattutto le signore, le mamme, tutti stanno mettendo l'acqua sul fuoco. Vi do giusto tempo per fare bollire l'acqua, mettere giù la pasta, poi torniamo subito dopo un po' di pubblicità, ancora qua tutti insieme. A tra poco. A tra poco. Quante cose ci sono nelle tue mani? Ogni giorno, nelle tue mani, c'è tutta la tua vita. La purezza delle tue mani, sempre e ovunque, è un tuo diritto, ma soprattutto un tuo dovere. Perché nelle tue mani c'è l'alba di una nuova evoluzione. Nelle tue mani, prima e dopo ogni tuo gesto, iGen. iGen. Il mondo è nelle tue mani. Tesoro, stasera al ristorante nuovo. Fanno cucina rivisitata, ricette stravaganti. Eh no, è così piacevole cenare al solito posto. Si mangia benissimo, hanno tutti i miei piatti preferiti. L'ambiente è rilassante. Insomma, perché cambiare? Già, perché cambiare? Ristorante e pizzeria al solito posto. Appena fuori dalle mura di Bologna, in via Toscana. Per gustare la migliore cucina bolognese e le buonissime pizze cotte nel forno a legna. Vi aspettiamo per trascorrere piacevoli serate in ambiente gradevole e familiare. Al solito posto. Via Toscana 117/2, Bologna. 051 40 67 69 54. Maresca e Fiorentino SPA, concessionaria Fiat e Fiat Professional per Bologna e provincia dal 1957. Per voi l'intera gamma Fiat e dall'outlet ufficiale del gruppo Fiat la migliore selezione dell'usato aziendale Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. A Bologna solo da Maresca e Fiorentino. Assistenza qualificata con vendita, montaggio e deposito gomme ed un magazzino ricambi originali Fiat. Novità 2014. Siamo concessionari di bici elettriche di marchi Ecletta, Vinora, Hybik e Sinus. Maresca e Fiorentino, via Marco Emilio Lepido 6, telefono 051 641 9811. Un'oasi sportiva immersa nel verde a due passi da Bologna è il centro sportivo Torre Verde di Castelmaggiore, attrezzato per la tua attività sportiva. La struttura dispone di campi calcio a 5 e 7 scoperti e coperti riscaldati con erba sintetica di ultima generazione, 4 campi per paddle, tennis e piscina estiva. Sport e relax gustando i deliziosi menù del ristorante pizzeria o uno stuzzichino al bar. Location ideale anche per feste ed eventi sportivi e non. Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155. Con gli amici, con la moglie o con l'amante, venite al ristorante Grotta Azzurra. Possiamo deliziarvi con un'ampia scelta di piatti mediterranei di carne e pesce, oltre ai must della cucina bolognese. Poi la pizza cotta a legna e il famoso Oscar Puncello napoletano. E a voi tifosi del Bologna, se fate i bravi, vi facciamo la pizza rosso-blu. Sì, proprio rossa e blu. Provare per credere. Ristorante Pizzeria Grotta Azzurra, via di Corticella 125, Bologna. 051 35 81 81. È bello canticchiare con vivacità, sempre insieme a noi, le tue canzoni che si fanno ricordare, Radio Italia anni 60. In onda, eh? Eccoci, siamo in onda. No, stavo guardando, è arrivato anche il messaggio del nostro fedelissimo tifoso del Bologna, tra altre cose, che ci segue, Fausto Zacchini, che saluto, e saluto anche la Vanna Forlà e Brunaldo, che ci seguono da Ponte della Venturina, no? Perché qui siamo diventati quasi. Anche Baccio ci segue, un saluto alla bella Valentina, il mio chitarrista rock preferito, Dandy Bestia Schiantos, è un suo fan. Grazie. Baccio? Baccio. Grande, ok. Eva, allora... Le idee, insomma, le prospettive, perché siete finiti in un girone, secondo me, un po' quest'anno, che avevate una squadra discreta, vi siete trovati la Juventus della Serie D. Emiliano Romagnoli. Perché la Juventus della Serie D? No, il Parma, volevo dire. Il Parma. Perché già la prima giornata, subito, partita dura, difficile, a un certo punto si è sentito, rigore. Ci sono guardati tutti, ho sentito dire. Le camere di Sky. Diciamo che...
per come conosciamo noi il mondo del calcio, si sa che in qualche motivo, per qualche motivo, c'è una sorta di sudditanza. Intanto chiedo dalla regia se fanno vedere, proprio mentre parliamo di Juve e di Parma, se fate vedere quel quadro lì, no, che non abbiamo sbagliato canali, chi si è messo in collegamento in questo momento, stiamo parlando da questa città che vedete, questa qui, vedete anche la bandiera. Dicevo, Alessandro, allora la squadra vostra che è allestita bene, diciamo fra esperienza e gioventù, però siete capitati in un girone... Sì, tosto. Più gioventù che esperienza, perché siamo sei vecchi, diciamo, vecchietti. Però i giovani sono molto bravi e già dall'anno scorso abbiamo un gruppo molto unito. I ragazzi che sono arrivati nuovi quest'anno si sono uniti benissimo e poi abbiamo comunque Fabio e Bazzani che come allenatore è, insomma, è un gran personaggio. Il capitano chi è? Io. Tu e Nino? Nino Vicerchia? Nino c'è... Ha giocato anche lui ieri? Sì. Però... A un certo punto eravamo io e lui vicini. Contro tutti, tra lui contro tutti. Eravamo in nove. E invece della Correggese cosa ti preoccupa? Che tra l'altro ha perso con Limolese. Proprio che magari ha perso contro Limolese, che avranno voglia di rifarsi, anche perché loro hanno una squadra che punta a stare tra le prime. La conosci quindi un po' come organico. Hanno preso tra l'altro questa settimana Mantovani, che è di Budrio, e ha sempre fatto la C, l'anno scorso era Barletta e poi mi sa che è andato a Renate, quindi insomma ha fatto anche un buon acquisto. Di rispetto, sì. Diciamo che voi provate a salvarvi, si dice sempre così all'inizio, si prova, quando abbiamo raggiunto la quota salvezza cominciamo a pensare a tutto il resto, no? Sì. Il mister, l'ha detto questo? No, lui ha detto affrontiamo partita per partita senza paura di nessuno, e anche perché secondo me ci saranno due campionati in uno, perché ci sono squadre molto forti e attrezzate come quella che abbiamo incontrato ieri, e poi ci sono squadre secondo me... A livello del Parma c'è qualche squadra o è Parma contro tutti? Ma in teoria quella che abbiamo incontrato ieri dovrebbe essere a livello del Parma, sì. Livello del Parma. Quindi sarà... Una cosa però, un punto di vista da un'altra prospettiva, secondo te però queste luci di Sky con il Parma possono portare anche magari più seguito di persone, tifosi anche a una serie di... No, sicuramente c'è molta più risonanza, quindi anche... Può fare bene da un punto di vista. Sì, come diciamo anche noi ai nostri giovani, diciamo, sarà un campionato con più visibilità, quindi di darci dentro, perché insomma si andrà anche su Sky. Più riflettori, più... Esatto. Bene, allora, facendovi vedere gli occhiali che mi hanno chiesto in settimana molti dove li ho trovati, ringrazio Emanuela Cioni di Ottica Zoli di Porretta, che mi ha, dato che sono un po' da donna, però io me li metto uguale, tanto anche la maglia, non è un problema. Sì, la maglia, andate sul sito www. che non c'è più, ma io lo dico, movida87shop.com, la maglia che vi ho fatto vedere la scorsa settimana e che continuate a chiedermi durante la settimana. Andate sul sito di Movida87, anche su Facebook c'è la pagina che ho visto in questi giorni, molta gente è andata a cliccare, e c'è l'immagine, c'è proprio l'immagine della maglia, la trovate, costa 25 euro, uomini, si può acquistare donne, online per tutti, sì. qualche pezzo ce l'ha ancora anche la trattoria in via Farini 31 di Gian Pecizio e il Bologna Point in via Andrea Costa angolo via Dellino, ma il grosso c'è è tutto stadio. Trovate tutto sul sito, su quello che riguarda quella maglia che già tutti sapete che avete chiesto e richiesto. A proposito, Alice, magari tu segui poco lo sport, ma vai, ti farai per qualche squadra. Di calcio non lo voglio sapere perché squadra tifi. Così mi metto già... Ti portiamo al Dallara. Dimmi solo se tifi per il Bologna sì o no. No. Ecco, quindi non voglio sapere perché altre squadre. Hai messo le mani di basket? Fortitudo. Per seguire una tradizione di mio padre. E tuo padre? Per portare avanti questa passione per la Fortitudo. Ma cos'è, uno del gruppo di... No, Cremesani? No, no. Sì, mio padre è uno di quel gruppo lì. Uno di quel gruppo lì? Da quando era piccolo. Ma sì, va sempre al palazzo delle partite. Sì. Ecco, vedi. Anche tu ci vai ogni tanto? Da piccola mio padre mi portava, adesso un po' meno. Adesso diciamo che tu durante il weekend fai di tutto tranne che sport. Sì. Segui la musica, concerti. Seguo la musica e molto, mi piace molto la musica. Ma a livello di cantare o proprio di ascoltarla? No, ascoltarla.
andare in discoteca nel weekend con i miei amici. Ma nelle discoteche poi non ce ne sono poi mica tante, adesso a Bologna ce n'è ancora. C'è sì, alcune ce ne sono, sì, alcune però sì. Però poche. Poche. No, non sento, non vedo del gran pierraggio come c'era una volta a Bologna, che ogni sera c'era quattro discoteche disponibili, si partiva dai Colli, si finiva via Toscana, poi si andava, ma quasi tutte le sere mi viene da ricordare, non c'era una sera... Forse il martedì era una sera muffa, martedì. È vero? Sì, ce n'era una. Però c'era lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica sera le band douche. Sì. Band douche, vero? Euforia. Mi sa che lei non le conosce. Bertini, non so se quante ce n'era. Ecco, un'altra cosa che voglio molto dire. Meno, si è un po' perso. Cioè, noi ci ricordiamo... Ho lavorato dentro le discoteche, non sono mai andato per il mio diletto. Proprio. Ma tu che luoghi hai frequentato molto? Diciamo, non le discoteche. Quelli che si possono dire. Quelli che si possono dire. Le osterie, perché a Bologna era famosa anche per le osterie. Disco pub. Molte osterie, in particolare l'osteria del Sole, facciamo un po' di pubblicità. Ma sì, facciamo. Vicolo della Nocchia. Buona cucina. Vicolo della Nocchia, esatto. È lì dove ho tutta la mia ballotta, i miei amici. E poi naturalmente sai da ballo, perché ci ho lavorato dentro tutta la vita e poi ho suonato. Sirenella, ma sale da ballo, sei andato anche fuori regione? O dappertutto, dovunque sono stato proprio. Facevo del night proprio. Adesso sale da ballo ce ne sono poche comunque anche mi fuori. Mi sa di no, infatti, mi sa che, beh, sono tutte discoteche. Circoli arci, cose c'erano i circoli arci. Diciamo che comunque anche il bello di Bologna una volta era queste serate che si passavano c'era volentieri anche all'osteria, sì. Un bicchiere di vino, due bicchieri di vino, uno con la chitarra, insomma erano cose che magari se si volessero anche come iniziare a vedere a noi non ci dispiacerebbe, diciamo, detta sì, proprio così. L'aggregazione infatti. Tu Valentina qualcosa di Bologna questa settimana, te la sei preparata? Sì, esattamente. Esattamente, sì. Anche... Allora, studiate, fammi mo sentire che così ho gli amici anche oggi. Che sono a casa e non ci seguono da Bologna. Esatto, intanto Primo Calcio di Inizio che è sempre presente, ricordiamo, ogni settimana... Dall'Aro, ovviamente nelle gare casalinghe. Parliamo del Reno, che è tra le peculiarità, quello che proprio che caratterizza la nostra bellissima città. Ricordiamo appunto che il fiume Reno è quello più importante dell'Emilia Romagna e viene poco dopo proprio al Po. Se è vero che nasce in Toscana, però e sfocia nell'Adriatico, è anche vero che Bologna proprio la bagna quasi nella sua interità, infatti raccolgono anche dall'estero un po', dappertutto. È il maggiore sia per lunghezza, per superficie di bacino e anche per portata d'acqua e appunto sfocia, come abbiamo detto, nell'Adriatico. Storicamente è sempre stata una cerniera, potremmo definire, tra il nord Italia e il centro. Io ci abito proprio sopra, per le altre cose. Fatti che si esonda. In certi periodi, anche come l'anno scorso l'hanno detto, e sono 218,11 chilometri nella sua totale interezza ed è il decimo fiume italiano. Lo sapevi, te che studi lingue? No. Ecco, hai imparato una cosa, vedi? E poi c'è l'ultima chicca, che è quella storica, che nel 43 a.C. su un'isoletta del Reno fu stipulato il patto costitutivo del secondo triumvirato. E anche questa Sacerno su una pietra... Del secondo triumvirato che Max... viene ricordato, sì. Cioè, sai già questa cosa qua, perché lui è di solito un libro storico. In provincia di Calderaro c'è la stele ancora adesso, sì. La stele commemorativa, che adesso è rimasta un pochino isolata al di sotto dell'Argine, perché il Reno è l'unico fiume che non sfocia nella destra del Po, entro il Po, e di conseguenza, visto la sua potenza, hanno dovuto alzare gli argini e la stele un pochino ribassata lì dentro, però si vede colonna, da un bel posto. Ricordo l'avvenimento di allora. Ecco, ringraziamo Valentina anche questa settimana. Per tutti quelli che non sono di Bologna e vogliono sapere qualcosa della nostra città, potete sempre sintonizzarvi su 442 e un angolino di tutto quello che ci circonda vi verrà sempre esposto in maniera, come dire, esaustiva dalla nostra Valentina. Intanto, per riallacciarmi al discorso che facevo prima sul messaggio di Alberto Bortolotti, continuano ad arrivarmi i messaggi. Voglio dire che la anche bottiglia qua di vino l'altra settimana era qui sul tavolo, che Luca Nigro mi aveva portato, purtroppo l'ho appoggiata sul tavolo, l'ho trovata aperta, metà bevuta. Adesso mi riprometto con Luca di, quando verrà a mangiare con me o da me, gli farò assaggiare io anche un po' di vino buono delle nostre parti, anzi magari una sera con Massimiliano, che è anche uno pratico, se vieni fuori con noi non ti potrai che divertire. Salutami il Bortolo, che ci ha appena mandato il messaggio e voleva sapere dove eri. Ciao Luca, torniamo in studio. Allora, dicevamo il discorso della fossa. Quando comincia il campionato di basket ufficiale? 4 di ottobre, cioè quel dia 2. Tra un mesetto. Io seguo le sue categorie. Io altre categorie per adesso non ne seguo. No. Difatti il basket minore io personalmente non lo seguo.
e 4 di ottobre a Rimini, in trasferta, caso squalifica del campo, contro Mantova. Contro Mantova. Ore 18 al... squadre che possono dare fastidio quest'anno, diciamo, se devi segnalarne 4 che si giocheranno fino alla fine tutto. La Correggese no. La Correggese non c'è. Neanche no, l'Alto Vicentino, mi neanche sembra. L'Alto Vicentino. Però l'Arzignano l'anno scorso ce l'avevamo. Neanche il Parma. No, adesso sul fatto tecnico non è che sono proprio come lui in geografia. Avrei sentito dire. Sì, c'è Verona, Brescia. Perché poi è diviso in due gironi, est e ovest. Cioè, quindi le prime 8 di ogni girone vanno ai playoff. Quindi l'importante è arrivare nelle prime 8. Poi dopo non penso che siamo attrezzati per andare su. Però penso che l'abbia constatato anche tu, Alizzano. Il gruppo è molto coeso, stanno bene insieme, si fanno un gran mazzo. Detto proprio da tutti, non dal coach, no. Dei ragazzi, però sono molto carichi e loro, buttandola qui, ci proveranno a dare il massimo per la promozione, chi lo sa. Diciamo che l'appetito alle volte viene anche mangiando, come suol dirsi, sì. Cioè quando parti con un gruppo coeso può succedere di tutto. Però bisogna anche poi stare attenti, che cioè, fai la promozione, vai per ipotesi in A1, aumentano i costi, cioè bisogna trovare gli sponsor che adesso latitano e quindi... La società bisogna strutturare. Insomma, non è così semplice, è più facile dirlo che farlo. Diciamo che comunque intanto si è arrivati fino a un buon livello, si è tornati a un buon livello, si è sotto all'Olimpo, diciamo, magari fare un anno di transizione per prendere un po' possesso della categoria e di tutto quello che potrà svilupparsi farebbe anche comodo, nel senso sì. Che... Insomma, non è che uno dice vogliamo arrivare subito su, ci no, si proverà con tutte le forze, però... Io penso, cioè anche noi pensiamo come Fossa, permettimi di parlare plurale perché ne parliamo con i ragazzi, io penso che sia sempre di primaria importanza la solidità societaria, perché senza quella... E adesso sembra... Piccoli passi si sono anche fatti, stanno facendo, però c'è... Vabbè, quello lì, il passato. Caso Dracher è una cosa che a mio parere... Potrebbe essere, se dovesse passare, pare che a livello giuridico in Italia non ha capo né piedi, però parliamo a livello sportivo, potrebbe creare un ciclone peggio della legge Bosman. Sì, che dai un là, dopo succede il finimondo. Vabbè, su questa teoria qui anche Siena, certo. La Mensana, che è ancora la vecchia Mensana. È fallita, cioè uno che fallisce lascia dei debiti in giro. Diciamo che la legge Bosman ha cambiato il mondo del calcio, il mondo degli sportivi e dei professionisti. Forse una roba così andrebbe a devastare teoricamente dopo se una società fallisce in quel territorio diventerebbe molto difficile se non impossibile ricreare un qualcosa che possa somigliare perché basta che te diventerebbe impossibile perché noi abbiamo sempre sostenuto che questa fortitudo che noi tifiamo non è la fortitudo di in ordine Sacrati, Martinelli, Seragnoli, Gambini, Palumbi è un'altra società completamente nuova in cui la maggior parte dei tifosi che andava a vedere la vecchia fortitudo adesso si identifica. Ma l'abbiamo sempre detto in tempi non sospetti. Cioè non possiamo dire che questa è la fortitudo, quella con cui siamo nati, con cui suo padre è andato a vedere la prima volta. È un'altra, la nipotina l'abbiamo sempre definita. Perché sempre la cosa, della famiglia, comunque sì, sempre... è la cosa che assomiglia di più alla cosa che abbiamo perso. Il numero di matricola? Non è quello, quindi. Perché il matricola prima era al 103, adesso ho un'altra affiliazione, quindi a livello anche proprio sportivo siamo completamente diversi. A livello giuridico è tutta un'altra società, dove dentro questa società non c'è nessuno riconducibile alla fortitudo fallita. Quindi... Però diciamo che il movimento fortitudo, la storia che c'è stata, la verve dei tifosi nei confronti della squadra è quella storica. Anche il Bologna nel 90 fallì. Certo. Però adesso tu tifi Bologna, non è che dici... Ovviamente. È una questione morale più che giuridica o per tutti. Ovviamente. Anche la Fiorentina, Parma, fallito. Parma si chiama Parma adesso, come si chiama adesso? Parma. 1900. Si chiama sempre Parma. Ha messo l'anno di... Una volta era BFC, adesso è BFC 1909. Esatto. E noi siamo forti tutto, parla che adesso 103. Dandy, tu segui un po' il calcio, il basket, oltre che essere tifoso ovviamente del Bologna, io credo. Seguo abbastanza il calcio, cioè, nel senso che sono tifoso del Bologna da sempre.
C'è un nipote oltretutto che gioca, è lì, nipote, è lì, che salutiamo, Federico, salutiamo. Testoni, voglio Federico Testoni, se ci segue lo salutiamo, è lì. E gioca il Bologna Primavera. Pare sia anche parecchio bravo. Che io conosco. Che lei conosce. Ah, che tu conosci. Hai capito. È piccolo il mondo, Bologna. Vedi che alla fine 4-4-2 Bologna, sì. Sono delle piccole realtà che sono all'interno di un globo del mondo dove in realtà sono 100 metri che ci distanziano e ci conosciamo poi tutti alla fine, vedi che... Già. È giusto. Io volevo ricordare Frick, però non voglio andare via senza... Esatto, ci arrivavo, te lo dico, ci sarei arrivato. E mi piacerebbe ricordarlo con uno dei suoi primi aforismi, che vennero fuori, uscirono con il libro Non ci gusta in Italia ad essere intelligenti, 1987. E questa si chiama Convenevoli. Convenevoli, grazie di essere venuto, gli disse lei dopo un paio d'ore. Adesso sono arrivato. Per chi non conosce Frick è un po'... Un applauso, questa grazie di essere notizia dopo un paio d'ore. Quindi questa diciamo che anche se vogliamo, vista sotto un certo punto di vista, a favore dell'uomo. Di solito l'uomo viene sempre massacrato, invece sotto un certo punto di vista... Dopo un paio d'ore uno è bello massacrato davvero. Però voglio dire, ha dato la prestazione, se vogliamo, a livello di prestazione, insomma, non ha fatto una figura barbina. Esatto. E musicalmente, se ci ricordi qualcosa di musica, sì, anche di Frick Antoni, che tutti gli amici a casa possono sicuramente stare in ascolto. Non ho il monitor. Ci siamo... La parte tecnica si sta mettendo in moto. Ok, puoi andare. Lo sento. Eccola qua. Pronto? Passami la mamma. Lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. E stanotte non torno lì a dormire. Resto fuori e non c'è niente da spiegare. Giuro. Non è per farti male, resto fuori, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici, parla fretto, forte, non capisco cosa dici. Sono un ribelle, mamma, vai a letto, non star sveglia nella stanza. Sono un ribelle, mamma, vai a letto, non star sveglia nella stanza. Bravo. Questi sono pezzi, diciamo, di storia della nostra città, tutto quello che riguarda gli Schiantos, sicuramente, magari non, diciamo, ma anche i giovanissimi con la storia dell'inno sono andati, chi è andato su YouTube, chi magari non sapeva chi erano gli Schiantos, sicuramente è andato a guardare su Wikipedia. Intanto dovremmo essere anche quasi pronti a una pausa pubblicitaria, dalla regia non mi arrivano segnali, io vado avanti. Arrivano MMS che non possiamo aprire. Non si possono aprire. L'ex marmista, lo diciamo in diretta che non si può. Oggi, fa vedere. Oggetto moviola, forse un video. Secondo me hanno mandato il video che ho fatto io sulla moviola. Con le boccette. Oggetto moviola, no, perché stanno cominciando a impazzare un po' dei video con delle moviole che sono un po' particolari. Voglio salutare i ragazzi che ieri hanno cominciato il campionato di Sesti Levante e soprattutto i ragazzi della Lucchese che hanno iniziato male, hanno perso con la SPAL 3-0 in casa della SPAL. C'è anche Maini, ricordiamo. Sì, Marco Maini, sì. Lorenzo Melli, Lorenzini, Marchesi, insomma, l'ex primavera. Marchese.
Marchese, i ragazzi che sono, hanno iniziato la loro stagione, non c'è più Testoni perché è tornato in casa, Corvino ha visto bene di riprenderselo dentro, questo quartetto insieme a mister Baldini e Mularoni a Lucca, insomma hanno iniziato la stagione un po' così, però si riprenderanno siamo presto. Siamo un diesel che rindrana piano piano. Sì, pian pianino, e adesso siamo quasi pronti per andare in pubblicità, quindi potete andare a guardare l'acqua se bolle, mettete giù la pasta. Due minutini. Due minutini e torniamo, ovvio. Un'oasi sportiva immersa nel verde a due passi da Bologna è il centro sportivo Torre Verde di Castelmaggiore, attrezzato per la tua attività sportiva. La struttura dispone di campi calcio a 5 e 7 scoperti e coperti riscaldati con erba sintetica di ultima generazione, 4 campi per paddle tennis e piscina estiva. Sport e relax gustando i deliziosi menù del ristorante pizzeria o uno stuzzichino al bar. Location ideale anche per feste ed eventi sportivi e non. Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155. Con gli amici, con la moglie o con l'amante, venite al ristorante Grotta Azzurra. Possiamo deliziarvi con un'ampia scelta di piatti mediterranei di carne e pesce, oltre ai must della cucina bolognese. Poi la pizza cotta a legna e il famoso oscarpuncello napoletano. E a voi tifosi del Bologna, se fate i bravi, vi facciamo la pizza rosso-blu. Sì, proprio rossa e blu. Provare per credere. Ristorante Pizzeria Grotta Azzurra, via di Corticella 125, Bologna. 051 35 81 81. Maresca e Fiorentino SPA, concessionaria Fiat e Fiat Professional per Bologna e provincia dal 1957. Per voi l'intera gamma Fiat e dall'outlet ufficiale del gruppo Fiat la migliore selezione dell'usato aziendale Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. A Bologna solo da Maresca e Fiorentino. Assistenza qualificata con vendita, montaggio e deposito gomme ed un magazzino ricambi originali Fiat. Novità 2014. Siamo concessionari di bici elettriche di marchi Ecletta, Vinora, Hybik e Sinus. Maresca e Fiorentino. Via Marco Emilio Lepido 6, telefono 051 641 98 11. Quante cose ci sono nelle tue mani? Ogni giorno, nelle tue mani, c'è tutta la tua vita. La purezza delle tue mani, sempre e ovunque, è un tuo diritto, ma soprattutto un tuo dovere. Perché nelle tue mani c'è l'alba di una nuova evoluzione. Nelle tue mani, prima e dopo ogni tuo gesto. iGen. iGen. Il mondo è nelle tue mani. Tesoro, stasera a Ristorante Nuovo. Fanno cucina rivisitata, ricette stravaganti. Eh no, è così piacevole cenare al solito posto. Si mangia benissimo, hanno tutti i miei piatti preferiti. L'ambiente è rilassante. Insomma, perché cambiare? Già, perché cambiare? Ristorante e pizzeria al solito posto. Appena fuori dalle mura di Bologna, in via Toscana. Per gustare la migliore cucina bolognese e le buonissime pizze cotte nel forno a legna. Vi aspettiamo per trascorrere piacevoli serate in ambiente gradevole e familiare. Al solito posto. Via Toscana 117/2, Bologna. 051 40 67 69 54. Radio Sportiva. Raccontiamo emozioni. Radio Sportiva. A Bologna 87.7, 87.9 e 87.6 in FM. A Parma 101.4 in FM. Siamo rientrati, mi hanno detto appunto da casa che sono riusciti a scolare la pasta, dai, intanto sì. Hanno già apparecchiato, sono lì davanti che ci stanno guardando mentre mangiano, si preparano alla serata del lunedì. Voglio ringraziare e salutare il mitico Fabio Dandy Best Testoni, che deve correre perché deve preparare questo disco che verrà a farci sentire fra un po'. Noi ti ringraziamo, salutiamo tutti gli amici degli Schiantos, gli Schiantos. Un saluto verso il cielo a Frick, non può mancare. È lui che mi guida da lassù. Infatti. Lui ti guida da lassù, infatti. Salutiamo appunto e ci vediamo prossimamente. Grazie di essere stato con noi. Grazie. E ci sentiamo. Noi intanto andiamo avanti, mentre dalla regia vedo un'ombra che esce. Ok, aspetta, è la diretta così, e così ci sta. È il bello della diretta. È il bello della diretta, come dicono poi tutti i cani. Quelli bravi, dai. Zanardi, allora questa stagione che... il rugby ti stanno chiamando, tanto anche Lollo Melli mi sta chiamando in diretta. Parlavamo. Lollo, sono in diretta, non ti posso rispondere, ci sentiamo.
No, stavamo dicendo, a me piace parlare di rugby molto, ma il settore giovanile, i bambini, si avvicinano molto al rugby. Che importante. Sì, molti. Devo dire molti, anche nelle scuole spendiamo. Sì, devo dire che il rugby sta prendendo piede, territorio su Bologna. Se si passa dall'Arcoveggio si vede i campi del Bologna durante gli orari settimanali, sono pieni. Alla Barca c'è un'altra società piena. Alla sede della Virtus ci stanno i Lions, sono pieni. Poi ci siamo numeri, noi. Ci sono dei numeri incredibili. Numeri di centinaia di ragazzi, non dico numeri così. Io non l'avrei mai detto. Devo dire che sono andato a vedere un paio di volte alla Barca la domenica mattina. A parte, vabbè, tutti i genitori, che anche nel calcio, genitori di solito ce n'è uno che segue il figlio. Lì ho visto delle intere famiglie, sì, grigliate anche lì a fondo campo. Terzi tempi organizzati da genitori, 600-700 persone sul campo, non succede niente, se Dio vuole. I genitori non si picchiano, speriamo che non imparino a picchiarsi, anche perché ci siamo noi a tenerli poi a bada. Però diciamo che come sport si pensa sempre che è uno sport violento. In realtà è uno sport di contatto, concreto, di contatto. E poi aggregando. Sì, e poi come anche nella box, negli sport di combattimento, c'è sempre il massimo rispetto nell'avversario, anche perché se te le dai tutte sul campo non t'avanza tanto, insomma, da dirti. Quindi finito l'incontro, chi è più forte l'ha già manifestato, non è che hai altre energie da dire, ma da se avessi, se fossi. Ecco. E devo dire, vorrei spezzare una lancia in funzione, adesso noi siamo lì al pilastro con la Fortitudo, stiamo recuperando tante situazioni molto belle. E di conseguenza grazie anche al quartiere che ci sta seguendo, abbiamo tre campi e siamo di supporto gli ultimi arrivati con le altre società di rugby. Speriamo di essere complementari e questi ragazzi stanno arrivando. Le iscrizioni sono aperte, se volete venire siamo lì il lunedì, il mercoledì e il venerdì e naturalmente anche sul nostro sito Fortitudo Rugby, noi siamo presenti e siamo pronti ad accogliervi i vostri ragazzi. Fortitudo Rugby, che è un sito molto cliccato, c'è un sito anche della Fortitudo Basket e i giovani si avvicinano al basket anche. Comunque diciamo che a Bologna è incredibilmente sviluppato lo sport, sia rugby, calcio e anche il basket, nonostante che il calcio comunque è lo sport. Giocano molti ragazzini a basket, soprattutto vedo che piace molto la F, la Fortitudo. Ah, ecco, la F è Fortitudo. È vero, sono tante F che piacciono ai giovani. Io vedo anche tanti ragazzini a vedere la partita, la domenica sì, ne è sì, un sì. sacco. Nonostante, ribadisco. Finita la partita in campo che vogliono andare a quello, tirare. Quello è molto bello. Ma funziona in tutta Italia quella cosa lì o solo a Bologna? No, c'è in tutta Italia, linea di massimo. C'è entusiasmo. Era solo una volta qui, quando il palazzo era gestione privata, che il parquet quindi è, allora... Okay. Sempre, bisogna sempre tribolare perché il buon Claudio dice no che si rovina il parquet, adesso che del comune è molto più free, però è bello vedere questi bambini, chissà, anche Kobe Bryant quando suo padre giocava a Reggio Emilia, iniziava così, è iniziato, andava da piccolino, tic tic tic, vero, vero. Chissà, non dico un Kobe Bryant, però qualcun altro, un Bellinelli, ci basterebbe, ci accontentiamo anche di poco. Beh, vabbè, ci accontentiamo di pochi, intanto da qui sono passati fior fior di giocatori. Come sta andando la nazionale? Non benissimo, dalle aspettative non benissimo. Per me il problema è in panca, però il basket non ne capisco una mazza, però per me è in panca. C'è il mister, intendi, il coach? Coach, sì, per me. Perché i nomi dei giocatori, Massimiliano, tu che sei pratico di basket? Sì, i giocatori ci sono per certi livelli, ci manca un pivot, su tutti. Ci manca un pivot di ruolo europeo, diciamo, il secco come diremo noi a Bologna, no? Perché fondamentalmente non ce l'abbiamo, è inutile. Però il coach per me, io non voglio criticare niente nessuno, anche perché non ne ho certamente autorevolezza. Però ha vinto 7 scudetti con una squadra che non poteva che vincerli, perché c'erano loro contro loro stessi. E i Messina, nonostante sia di un'altra sponda, o anche i Bucci, per dire, perché tanti coach anche nella pallacanestro hanno gravitato qui su Bologna. Anche lo Scariolo. Allo Scariolo, insomma, sono lì. E bisognerebbe solamente lanciargli un cenno, e sono veramente coach a livello europeo avanti, sono tra i primi, insomma, e non credo che un Pianigiani che ha vinto 7 scudetti in un'epoca un po' buia del basket potesse essere. Forse era il più disponibile perché l'avevano già capito quelli della pallacanestro che non serviva niente, allora costava meno, così sono un po' caustico però. Ma in il risultato può essere anche un problema di difesa, oltretutto? O tu la vedi proprio una cosa totale in generale? Io dico che Bargnani lo chiamano il mago, ma se facesse sparire se stesso, cosa dici te, Paolo?
Però fondamentalmente anche in America i grossi pivot non li usano, perché fondamentalmente forse non ce li hanno, gli Arvidas, Sabonis, c'è cioè quella gente gigantesca, è maestoso, Sabonis, gioca più veloce. Che io ci giocavo alla PlayStation, so c'era immarcabile. Si è rotto poi anche dal nome, si è rotto. Tachenko. Io ho una foto di Tachenko che marca Sabonis. Gran giocatori, questi veramente incredibili. A proposito, grossi. Stanno arrivando molti messaggi per la replica, perché erano abituati a casa che tutti i lunedì alle 21 c'era la replica. Da quest'anno poi chiedo alla regia che se sbaglio mi confermino l'orario, la replica c'è alle 23. Quindi, su Nuova Rete. Sempre su Nuova Rete, quindi potete guardare qualche altro programma in qualche altro canale se avete voglia. Poi quando sono le 23, confermo. Un girettino su Nuova Rete, c'è la replica appunto, potete rivederci queste belle immagini di colore, questo, diciamo, questo gruppo di televisione dove a noi piace molto tutto quello che è unione, aggregazione, non ci piace la divisione, ci piace poco dividere, ci piace poco urlare, non ci piace tanto... entrare a fondo nel problema, ci piace discutere sempre coi toni a livello sempre giusto. Sempre per unire, mai sempre per dividere. Mai per dividere. Alessandro, dicevamo appunto, parlando del mezzolano, ma tu segui anche il basket o no? Poco. Non tanto. Non tanto. Se dovessi scegliere fra Virtus e Fortitudo? Smetti di Fortitudo. Giocare. C'hai il mister che non cazzo fuori, cazzo da sedere. Io volevo spostare. Lo volevo aspettare al bar. Il primo giorno si è presentato un ragazzo con i pantaloni della Virtus. Vero? L'ha fatta apposta. Ha rischiato la panchina. No, non lo sapeva lui che. Non lo sapeva. Beh, si viene da fuori, dai. Viene da Ferrara. Viene da Ferrara con i pantaloncini della Virtus. E cosa gli ha detto fuori? No, vabbè, l'ha messa un po' su. Era giovane, insomma. Scherzato un po', ma. Perché Fabio viene qui da noi a trovarsi tutti gli anni. Dobbiamo espandersi. Però uno che non sul territorio Bologna e provincia ancora è, ma vedi, sul Ferrarese lì. Cento c'è una buona. Sì, ma Cento si chiama Ferraresi. Sì, sì. Infatti, diciamo che comunque il movimento F è abbastanza forte. E a Porretta ci vai ancora ogni tanto. Salutiamo gli amici che ci seguono sicuramente dal Barrenzo. C'è Canna e Lia che ci stanno guardando, hanno la televisione dietro dove ci sono i biliardi. Perfetto. Tu a Porretta c'hai un pezzo di vita anche. Sì, poi io vado a quell'altro bar perché è morosa di mia sorella. Déjà vu. Allora, a proposito che vai al déjà vu, ricordo che poco tempo fa c'è stata una partita di calcio dove ho giocato pure io. Eccoci. Barrenzo contro déjà vu, cioè vecchi contro giovani, hanno vinto i vecchi. La famosa moviola, diciamo che è stata una bellissima giornata di aggregazione. E non c'era il doping. Non c'era l'acqua. No, non c'era il doping. No, perché sennò dopo ci voleva l'etilometro perché il doping. Vabbè. No, perché diciamo la caratteristica di quella partita è stata che dell'acqua non ce n'era, c'era solo delle birre. E i cambi? Cambi volanti, eravamo 35. Adesso che 35 ogni panchina. Allora ho capito. Giovani, meno giovani, ragazzini, diciamo che dai 13 ai 60. C'è stata, te non c'eri. Avevano già iniziato il ritiro. T'avevano, però t'avevano stato invitato. Sì, però poi alla fine, ovviamente. Quindi adesso vediamo se l'altro anno, perché ormai questa partita andrà avanti per un sacco di tempo. Alice, allora, te non fai niente di sport, proprio niente? Io ho fatto molto sport da più piccola, ho fatto 6 anni di danza classica, un po' di nuoto, poi... Ti piacerebbe iniziate le superiori a fine. Con la scuola. Perché con lo studio ti ha un po' ammazzato. Mi ha un po'... Sì. Ti ha tolto via tutte le energie. Mi ha tolto il tempo libero e poi non sono una che ama particolarmente lo sport. Non ami lo sport per il suo non movimento? Non amo faticare, sono un po' una pigrona. La pigrona? Sì. Neanche palestra? Allora, preferisco, no, in palestra qualche volta con qualche mia amica. Beh, che me lo chiede. Ma diciamo nel mondo, adesso quando hai imparato poi tutte queste lingue, hai una prospettiva, andrai all'università? Sul lavoro servono. Sì, andrò all'università, però non ho ancora le idee chiare su cosa fare. Il tuo gruppo, diciamo, pomeridiano serale, la pensano più o meno tutti come te? Sono più grandi, quindi sono già avviati nel mondo del lavoro. Idea. O dell'università, dipende, però io sono la più piccola. Se dovessi scegliere la sera giusta per uscire, dirlo venerdì. Magari il venerdì. Venerdì. Che venerdì poi ci inzucchiamo tutti qua, esatto. Di tutte le generazioni. Però sì. i locali da ragazzi sì, della vostra età forse non ce ne sono tantissimi. No, qualche discoteca fuori Bologna però. Più fuori Bologna verso Ma zona piace Fiera. Piace ancora la discoteca o più piace un locale? Molto. Piace? No, piace molto, però in centro a Bologna non ci sono discoteche. Quei locali un po' così... Disco pub non vanno più, non so. Dove vi trovate? No. Voi un punto di ritrovo, avete un bar? In piazza.
Piazza Aldrovandi, vendere mercanzie. Intanto prendiamo possesso del territorio con le nuove generazioni. Intanto Enrico, qua ti sgridano però. Qua mi sgridano, ecco. Arriva il primo cicchetto. Ciao Ciaccio, le donne lizzanesi stanno protestando perché gli avevi promesso che in studio ci sarebbe stato Davide Lamma, anche me me l'avevi detto. Scherzi a parte, un ringraziamento a te, a tutti i ragazzi della Fortitudo e a tutti i tifosi della Fossa che hanno animato la serata finale del ritiro. Un grande in bocca al lupo per la prossima stagione a tutto il mondo Fortitudo. Ciao Stefano, Hotel Miravalle di Zano in Belvedere. Saluto Stefano dell'Hotel Miravalle, infatti è uno degli organizzatori della serata. Io, Davide Lamma, se non avete capito bene, l'ho intervistato per radio sabato mattina. Non potevo ovviamente farlo venire ospite in studio perché... chiaramente con gli impegni del ritiro, infatti sì, comunque è venuto poi Paolo che fa parte, è il DS della Fossa, diciamo, lui è il la DS, promessa al sabato è uno dei tre DS della Fossa, per, no, saluto tutti i ragazzi di Lizzano, soprattutto le signore che si sono date da fare, hanno fatto da mangiare, hanno accudito tutti i giocatori, famiglie. Il terzo tempo. Il famoso terzo tempo del rugby è quello che si è visto un po' a Lizzano sabato sera, e Stefano dell'Hotel Miravalle che... in questi ultimi anni ha ospitato diverse squadre di calcio, di basket, anche di livello alto. Mi fa sempre piacere andarlo a trovare. Vi consiglio, quando andate a Lizzano, magari dategli uno squillo, Hotel Miravalle, date da Stefano, avrete la massima cordialità e la massima ospitalità in quei paesi, in quei posti vicino alla nostra città che hanno subito un po' di, diciamo, flessibilità negativa. Purtroppo. Da quando il pianeta Conan le Schiale e anche le terme di Porretta hanno movimentato meno tutto quello che è il circuito commerciale, che però noi, chi è di Bologna comunque sa benissimo che molti di noi hanno avuto una nonna o hanno una nonna, una zia che ha la casa in quelle zone, e andare a fare un giro d'estate anche quella settimanina per rinfrescarsi, mangiare due funghi, due tagliatelle o fare un giro nelle piscine, nei fiumi della zona, ha sempre fatto piacere. La piscina di Torre Vera è ancora aperta, Massimo? Diciamo che domani sera facciamo la festa finale. Ah, ecco, vedi che c'è la festa finale. Ricchi, premi e cotillon, più che altro si mangia. Poi si può fare anche il bagno, che se il tempo regge non è male, anzi, oggi era anche bellissimo. C'ha il nome la festa, una festa a tema? Sì, di sera o... ancora. Festa di chiusura. Una festa di chiusura. Festa, diciamo, di chiusura estate. Fondamentalmente è importante che venga la gente, che si trovi bene a mangiare. La piscina è bella, eh? Oggi ero lì che stavamo guardando per organizzare. Sì. Merita. Io hai intenzione di fare qualche miglioria, qualcosa? Perché io ho sentito dire che c'è un campo da palla da beach, un po' di sabbia. Sì, speriamo di riuscire ad avere qualche permesso. Perché non è facile quello. Il problema, diciamo, che l'amministrazione ci potrebbe anche venire un po', ecco, ogni, diciamo, tanto, che le idee non mancano, ma non sempre si può fare quello che si vuole, quello che si crede o quello che si pensa. Ecco, sì. Di Castelmaggiore, giusto? Sì. Però è in competizione col basket, sai che la Virtus, cioè, li attira. Vabbè, comunque aspettiamo, insomma, diciamo. Aspettiamo. Volevo dirti un'altra cosa, Alice, sì. Che, ma io ti ho visto anche, fai anche qualche lavorino, diciamo, dai una mano lì al Bella Vita. Do una mano, ieri è stata la prima volta. È stata la prima volta, ma è meglio studiare o è meglio dare una mano a lavorare? Mi è piaciuto lavorare perché mi piace essere a contatto con la gente, però la scuola... Ecco, messaggio a casa, tutte le sue coetanee, quelle che hanno un anno o due in meno, aprite bene le orecchie. Le tue figlie. Un anno o due in meno. Le figlie di tutti. Era studiate, tra parentesi. I nostri figli. Studiamo, datevi da fare, studiate, soprattutto cercate di non essere rimandate, vero Alice, che tu... Che lo sono sempre stata. Ecco. Non devi dire tutto. Però fa vedere che una volta che uno cade può rialzarsi. Una volta che uno cade prova a rialzarsi, quello che succede un po' anche nel mondo dello sport. Comunque, l'importante è continuare a studiare, anche perché da lavorare non ce n'è tantissimo. Intanto studiate. Il messaggio che vogliamo far passare, noi che siamo un po' tutti genitori, è riguardate lo studio. State sulla schiena i genitori fino a 30 anni. Ecco, magari. Si sta comodi. Morta. Datevi anche un po' allo sport, perché lo sport è una cosa che serve, salute, per mantenere la salute psicofisica sempre ben allenata. Quello che fa anche la Valentina poi alla fine, vero Vale? Io faccio oltre palestra la Zumba, ho scoperto questa nuova attività. La Zumba si chiama. La Zumba.
Che cos'è sta Zumba? Alice lo conosce bene. Io la conosco, sì. È un ballo, sì. Tu, Eva, Zumba, dire, muove tutte le articolazioni. Ha chiuso le balere, ma hanno aperto le sale da Zumba, salsa, quelle cose. Le fanno anche in spiaggia d'estate. Ci sono sale predisposte per fare Zumba. Esattamente, è un corso di aerobica. Guarda che sta andando per la maggiore e cominciano ad esserci anche degli uomini. Nell'ultimo corso ce n'erano ben due. Con la musica, no? Con... Sì, allora, faccio una proposta. Adesso approfitto della telecamera e faccio una proposta. Fa paura adesso, ai miei amici, al gruppo che ci frequentiamo ultimamente. A te, a Barbacini. Questo inverno, invece che andare a giocare, cioè facciamo una partita alla settimana a calcio. E l'altra sera andiamo a fare un ballo di gruppo? Merita. Buttata lì, vediamo le risposte, merita, le offese che mi arrivano. No, ma secondo me invece alla fine si ricredono. Sì. Vabbè. Non fare una gran balotta, vacci in due o tre amici. Due o tre amici. Ognuno con la sua macchina. Esatto. Perché come quando eravamo giovani, ognuno con la sua macchina. Perché non si sa mai. Non si sa mai. Da tre anni fa adesso prende piede veramente sempre di più. Vabbè, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Infatti stanno arrivando anche tanti messaggi. Voglio salutare anche la Armanda Fontanelli. Saluto anche lei che ci sta seguendo da casa. Fammi leggere qua che ce ne sono degli altri. Ho perso il filo, dov'è? Ho perso il filo, ok, tac, faccione, uno mi ha scritto, troppo serioso, meglio capelli al vento, vabbè, è che c'è ancora un po' caldo, ecco, la prossima settimana, capelli al vento, questi sono i nostri tifosi. Non parlava di me che diceva di noi. No, non parlava di me. No, forse diceva di lui. No, vabbè, dai. Alessandro, allora, dicevamo il campionato è iniziato, la preparazione ormai è finita, si è ripreso con gli allenamenti, quanti allenamenti si fanno a mezz'ora? Tutti i giorni? Sì, tranne il lunedì. Un allenamento al giorno. Uno al giorno. Belli intensi. Il mister quindi è entrato proprio nella parte. E tu finito di giocare fra 10 anni avrai intenzione di fare il mister? Hai già preso qualche patentino? Ci pensi o non ci pensi mai? Ci penso, però adesso apriamo l'attività con la, in famiglia, quindi viene sempre da guardare a te e non... No, guarda la telecamera. No. E niente, quindi insomma... Che attività apri? È un chiosco a San Lazzaro. Ma dai. Guarda là. Guarda là, chiosco di gelati. Piadine, tigelle, crescentine. Ah, ma vai vicino al centro sportivo di San Lazzaro? E, diciamo il parco nuovo che c'è dietro al bowling. Parco nuovo che c'è dietro al bowling? Parco Europa, che... sì, dove c'è l'ITIS. Massimo abita lì, verrà a provare, Massimiliano, andremo a provare una sera. L'ho visto dov'è? Ah, sì? Bello, bel posto. Ah, quindi è già aperto. Comodo, parco, no, il parco è... cioè, c'è, però bisogna costruire il chiosco. Ah, ancora da costruire il chiosco? A marzo apriremo, sì. Bene, quindi dopo... È accessibilissimo. Quindi a Porretta, cioè, te vivi a Bologna? Io vivo qua, a Castenaso. Porretta ci vai d'estate? Porretta c'ho mia mamma, mia sorella, mio padre, vado... Ci vai come ci vado io, ogni tanto, fare un giro, sì. Andiamo a salutare, andiamo a fare quella festa. Andiamo a fare un po' al déjà vu, qualche bevuto. Qualche bevuto, andiamo a fare il remember là, nostalgici, quando si andava allo slap in quegli anni. Infatti l'altra sera a Lizzano, parlando con quelle ragazze e le signore che erano lì, che facevano da mangiare, cioè, sono ragazze, e ho rivisto un sacco di gente che ai tempi d'oro, cioè a Lizzano e a Lizzano, e vi diciate che ci si andava al Papai e allo Slap, non so se siete mai stati. Io sono da Versante Monghidoro. Versante Monghidoro cosa c'era? Il faro, Monghidoro. Il faro? Cioè non andavamo a San Benedetto Val di Sambro, che c'era che il Grillo, sì. Rendezvous era... E dalle parti di Castiglione non ci andavate a fare delle risse? Castiglione c'era il Postiglione. C'era il Black Bull. Ah, là era tutto appena entrato. Là c'erano i derby con i toscani di Fiorenzuola negli anni 80. Vabbè, quelli erano sentiti. Là c'erano quelli Monghidoro, Iano. Monghidoro, io ho giocato Monghidoro 2 anni, ho vinto anche il campionato con Gione Arco, Tozzoli, Mister Cevenini, che poi alla cena finale venne anche Giacomo Bulgarelli, il mitico Giacomo, che saluto sempre, che segue le sorti lo saluto dall'alto. Allora abbiamo ancora una pausa pubblicitaria, subito dopo rientriamo in studio, che siamo quasi alla conclusione, abbiamo un po' di saluti e tutto il resto. State lì. Maresca e Fiorentino S.p.A., concessionaria Fiat e Fiat Professional per Bologna e provincia dal 1957. Per voi l'intera gamma Fiat e dall'outlet ufficiale del gruppo Fiat la migliore selezione dell'usato aziendale Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. A Bologna solo da Maresca e Fiorentino. Assistenza qualificata con vendita, montaggio e deposito gomme ed un magazzino ricambi originali Fiat. Novità 2014. Siamo concessionari di bici elettriche di marchi Ecletta, Vinora, Hybik e Sinus. Maresca e Fiorentino, via Marco Emilio Lepido 6, telefono 051 641 98 11.
Tesoro, stasera al ristorante nuovo. Fanno cucina rivisitata, ricette stravaganti. Eh no, è così piacevole cenare al solito posto. Si mangia benissimo, hanno tutti i miei piatti preferiti. L'ambiente è rilassante. Insomma, perché cambiare? Già, perché cambiare? Ristorante e pizzeria al solito posto. Appena fuori dalle mura di Bologna, in via Toscana. Per gustare la migliore cucina bolognese e le buonissime pizze cotte nel forno a legna. Vi aspettiamo per trascorrere piacevoli serate in ambiente gradevole e familiare. Al solito posto. Via Toscana 117/2, Bologna. 051 47 69 54. Un'oasi sportiva immersa nel verde a due passi da Bologna è il centro sportivo Torre Verde di Castelmaggiore, attrezzato per la tua attività sportiva. La struttura dispone di campi calcio a 5 e 7 scoperti e coperti riscaldati con erba sintetica di ultima generazione, 4 campi per paddle, tennis e piscina estiva. Sport e relax gustando i deliziosi menù del ristorante pizzeria o uno stuzzichino al bar. Location ideale anche per feste ed eventi sportivi e non. Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155. Quante cose ci sono nelle tue mani? Ogni giorno, nelle tue mani, c'è tutta la tua vita. La purezza delle tue mani, sempre e ovunque, è un tuo diritto, ma soprattutto un tuo dovere. Perché nelle tue mani c'è l'alba di una nuova evoluzione. Nelle tue mani, prima e dopo ogni tuo gesto, iGen. iGen. Il mondo è nelle tue mani. Con gli amici, con la moglie o con l'amante, venite al ristorante Grotta Azzurra. Possiamo deliziarvi con un'ampia scelta di piatti mediterranei di carne e pesce, oltre ai must della cucina bolognese. Poi la pizza cotta a legna e il famoso oscarpuncello napoletano. E a voi tifosi del Bologna, se fate i bravi, vi facciamo la pizza rosso-blu. Sì, proprio rossa e blu. Provare per credere. Ristorante Pizzeria Grotta Azzurra, via di Corticella 125, Bologna. 051 35 81 81. Radio Sportiva. Raccontiamo emozioni. Radio Sportiva. A Bologna 87.7, 87.9 e 87.6 in FM. A Parma 101.4 in FM. Eccoci qua. Allora, stavamo facendo appunto delle discussioni. No, a parte gli scherzi, Alice, allora, io volevo sapere qualcosa di un po' più concreto. Diciamo che adesso tu finirai gli studi, perché molte ragazze, molti ragazzi passano di qua e hanno delle idee strane, no? Spesso io voglio fare... Sì, sono idee chiare, ma anche molto giovani. Sì, ma tu hai già delle idee un po' chiare, non dire delle balle. Io lo so che te sei in mente. Più o meno. Facendo lingue comunque le porte sono aperte. A me piacerebbe lavorare nella moda. E fare? Cioè, organizzatrice di eventi. Organizzatrice di eventi, addirittura. Sì. Sapendo le lingue già sei anche avvantaggiata. Cioè, non ti piacerebbe sfilare, no, disegnare? No. Ti piacerebbe organizzare eventi grossi? Organizzare eventi, sì. Cioè, perché a me piacciono i lavori dove sto a contatto con le persone, quindi quello... Diciamo che però nel mondo della moda, che è un bel ambiente, diciamo che è un ambiente particolare. Strano, particolare. Non ti piacerebbe entrarci dalla porta, diciamo, principale, quella delle sfilate, ma dal di dietro come organizzatrice. Organizzare, gestire. Mi piacerebbe. Poi magari nella vita... Potresti organizzare degli eventi non di moda, ma anche di altro genere, perché se quello che dico sempre anche... alle mie figlie, così, studiare le lingue apre un universo di opportunità, visto com'è il mondo adesso, sì. Che diciamo non c'è più un'appartenenza di un paese, ma in ogni paese, in ogni città ormai c'è una rimescolanza di lingue. Sapere l'inglese in primis, magari anche un po' di francese, tre lingue, spagnolo, sì. Tu Zanardi, Massimiliano, quante lingue sai? Anche il russo chiedono. 4. Io ho studiato il tedesco. Te però ne sapevi più di una di lingue, almeno che non le hai dimenticate. No, un po' l'ho imparato giocando a rugby l'inglese, poi sono stato là. Francese ho giocato là, ho imparato il francese, ma il francese è stato facile, sono stato poi là un po'. E niente, l'inglese è bello. Se studi l'italiano e il latino, per me, questa è una mia idea, si capisce molto il tedesco. Non so se in una trasmissione come questa sia importante la mia opinione sul latino e il tedesco, però diciamo che... E te, tu che studi invece lingue, la tua lingua preferita? La mia è lo spagnolo. Lo spagnolo, c'hai anche qualcosa? Riesco a parlare molto bene. Hai anche qualcosa? Poi sono andata anche spesso in Spagna, quindi... Vuoi dire qualcosa in spagnolo?
No. Habla anche spagnolo? No. Anche no. Anche no. Hola. 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 Cico, dai. Hola Cico. Allora, adesso siamo vicino alla fine della trasmissione. Prima di andare a fare i saluti. Mi saluti stasera. Di consueto. E ricordarmi di salutare la Valentina. Vi volevo dire che domenica ci sarà la partita a Genova. Esattamente. Il Bologna ricomincia il campionato. Un messaggio ci chiede se secondo noi attueranno un 4-3-3, ecco. Perché l'ha provato sabato. Intanto con la primavera. Un amico di 4-4-2, un certo che non dico il cognome, Dennis, ha detto che a Bologna c'è solo la Virtus e di Fortitudo non ha mai sentito parlare. Vabbè, accettiamo anche questo. Ci seguono tutti. Ci sono dei cambi di formazione in atto per domenica, visto il nuovo arrivo, gli ultimi arrivi dei giocatori, Zaccherini, Mounier, insomma ci sono dei giocatori nuovi. E anche per la difesa, Castandello dopo 4 mesi è tornato in campo, rientra. Importante. Insomma, si vocifera che potrebbe esserci un cambio di formazione, di si modulo, potrebbe sì. Passare già a un modulo 4-3-3 molto offensivo, ha dato un po' di... La gente qua si comincia a montare la testa, diciamo, perché si pensa di vedere giocare. Malesani, insomma, Fema, stiamo con i piedi per terra. Andiamo a Genova, squadra molto in salute, la Samp, forse si è stancato un po' quello che ha giocato in nazionale, Eder magari anche meno. Soriano. Cassano non dovrebbe essere ancora in una forma strepitosa, no, anche se con 2-3 giocate. Qualche problema ha avuto Viviano, però col ginocchio si sta rimettendo, non ha giocato l'amichevole, però ci sarà in campo col Bologna. Tutto sommato è il completo la squadra di Zegna. Noi saremo là, Massimiliano, tu ci sarai o hai da dire qualcosa? Voglio dire una notizia, delle notizie sulla società Bologna Football Club, che oggi avrebbe già stipulato il primo contratto per fare un campo in sintetico da 11 e ne hanno altri 10 in progetto. I soldi ci sono e ci sono appalti piuttosto importanti di ditte interessanti sempre dell'ambito bolognese. Quindi onore al signor Saputo che ha, scusate il gioco di parole, però diciamo ha saputo. Coinvolgere aziende del territorio. E questo già è una bella cosa, perché lo sport ha saputo tramite il proprio idioma chiamare imprenditori che hanno investito, e quindi adesso c'è un investimento su ditte del territorio per ingrandire questo comprensorio a Casteldebole. Ci sarebbe, ho visto carte, di almeno 11 campi in appalto per la costruzione. Quindi intorno là a Casteldebole. Quindi il Bologna vorrebbe riprendere a casa, come Chievo ha fatto a Veronello e come ha fatto anche la Juventus e come ha fatto un'altra squadra che non mi ricordo perché insomma... Il Vercelli? Può essere? Novarello. Chievo ultimamente hanno portato tutti dentro il proprio perimetro, cioè Casteldebole sta diventando qualcosa di interessante, quindi parchi delle stelle o nomi o costruzioni, io personalmente posso dire di aver visto le carte, ci sono 11 campi in progetto. Il Bologna sta investendo sul territorio tramite la sua diligence, la sua proprietà, e quindi ecco che già se qualche tifoso gli interessa i giocatori, io vi posso assicurare, essendo stato un po' un uomo di sport, che è molto più bello quello che ho imparato oggi sul Bologna Football Club che non gli acquisti, perché la maglia sì, è vero, la si indossa, ma bisogna anche cucirla, lavarla, stirarla, e questo lo fa la società. Ecco, diciamo che è una bella notizia questa qua, è una notizia importante, è una notizia che potrebbe dare molto ossigeno a tutto il mondo imprenditoriale bolognese e nelle zone, nell'Interland, che in questi anni, come ormai sappiamo tutti, siamo consapevoli del calo che c'è stato nel mondo del lavoro, della crisi, chiamatela come volete, questo potrebbe dare una linfa, potrebbe dare un rilancio alla nostra zona, alla nostra città, aprire nuovi orizzonti, e il mondo che ci sta, diciamo, che si sta avverando qua a Bologna, non solo sul campo, ma come diceva Zanardi, anche dietro le quinte si sta prospettando molto molto prolifico, quindi non ci può fare altro che piacere. Sicuramente verranno coinvolte anche le squadre del basket, magari non subito ma subito dopo, perché è nei progetti anche questo, sì. Coinvolgere le squadre della città, creare Bologna la città dello sport, sarebbe il sogno di tanti che sono passati nel passato, che però potrebbero avverarsi con uno o un gruppo di persone per fare un futuro roseo, un futuro rosso-blu e un futuro azzurro, un futuro, diciamo, aggiungiamo anche bianco e nero, che vogliamo farla proprio cittadina, anche se magari per quello che riguarda la parte del tifo non esiste, ma in realtà per quello che riguarda l'imprenditoria, l'investimento, il tifo, perché poi è tutto un indotto di soldi, tifoserie, giocatori, ristoranti, alberghi,
visibilità, macchine, benzina, macchine che si vendono, insomma diventerebbe un indotto anche per organizzare gli eventi. Alice, preparati perché ci sarà sicuramente bisogno di organizzare molte cose in futuro, quindi studiate, prendiamo la palla al balzo per rilanciare questa cosa sullo studio, studiate le lingue, datevi da fare, perché sicuramente come si allungherà il mondo dello sport, si allungherà il mondo del lavoro. Detto questo, purtroppo, ahimè, siamo arrivati alla conclusione della nostra seconda puntata del 2015 di 442. Voglio salutare e ringraziare Alessandro Evangelisti del Mezzolara, giocatore e capitano del Mezzolara. Ciao Alessandro, ciao, è stato un piacere. Ciao. Stasera andiamo gli applausi. Salutami tanto il mister, mi raccomando, ricordati, digli che stasera una fetta di Fortitudo era in studio a tua insaputa, perché non è stata preparata. Lo aspettiamo, digli anche che lo aspettiamo quest'anno, anche Nino e magari anche il DS. Saluto e ringrazio questa ragazza che, oltre che essere bella, come avete visto, è anche brava, è capace di stare, non è sempre facile stare davanti a una telecamera e avere comunque la forza di parlare, perché sembra facile a tutti, ma quando uno si trova qua e ti sei comportata bene, ci fa piacere, tieni d'occhio la città. Grazie. Che magari più avanti mi torni a trovare e mi dici come ci si muove e tutto quello che noti. Grazie Alice. Di niente. No, di sì, sto volendo dire io, benissimo. Però è uscita benissimo. Vabbè. Grazie Alice di essere stata con noi. Massimiliano Zanardi, Fortitudo Rugby e tutto il mondo che gira intorno a Torre Verde, chi avesse magari qualcosa da chiedergli, qualche domanda anche su quest'ultima cosa che ha dato questa notizia. Questa è firmato il contratto ai 4.5 del primo campo. Quindi diciamo che siamo stati i primi a dare questa notizia, che magari troverete nelle prossime trasmissioni fra un po', ma noi l'abbiamo già data, così le abbiamo un pochino bruciacchiate tutte. Grazie Massimiliano Zanardi. Grazie, ringrazio, a voi, buonasera. Ringrazio Grazie. Paolo Santi. Mi raccomando, la fossa sempre calda, ma del resto non c'è neanche bisogno di dirtelo. Salutami Bolognini, il postino, Monfardini, salutami tutti i ragazzi, tutta la curva, tutta la fossa sempre calda, e avrò piacere di venirvi a trovare prossimamente, e sempre forza Fortitudo, ovviamente, non può mancare. Questa sera mi ricordo di salutare e ringraziare Valentina Cristiani. Grazie mille. Hai la massima. Ovviamente sì. Hai la massima. Anche... Ma certamente, c'ha dai. Massima, salutiamo anche Barbacini, ovviamente. Facciamo in bocca al lupo per il corso. L'ottimo, e la massima, Esattamente. L'ottimo. Capisci che qualcosa non va nell'umore quando non sai che musica ascoltare. Ecco, quando girate sulle stazioni radio che non trovate il pezzo giusto, vuol dire che siete un po' mossi. Comunque, noi torniamo lunedì prossimo, sabato mattina ci sarà ovviamente 442 nell'area su Punto Radio dalle 10 alle 11. Vi aspetto lunedì prossimo, dopo la partita che ci sarà a Genova, Sampdoria, Bologna. Vi daremo notizie interessanti, ospiti sempre più interessanti, e passeremo una serata insieme, come sempre, in armonia, col colore e col calore. Ciao a tutti, forza Bologna, forza Fortitudo e forza la nostra città. Ciao.